Ciao a tutti friends dal vostro Super Corris. Beh raga, il giorno dopo l'incredibile avventura che abbiamo vissuto a Vallelunga, è chiaro che sono ancora scosso, positivamente emozionato per quello che è accaduto. Beh raga, penso questo sia il premio per noi, per me, per la tenacia dimostrata nei momenti bui. Sono stati tanti, ma dalla partenza, al fatto di aver vissuto 3 anni e mezzo ogni giorno dentro questa stanzetta a parlare di Formula 1, moderna, storica, a dispensare quello che era la mia passione, la Formula 1, il motorsport in generale. 3 anni e mezzo, ragazzi, quando non ci seguiva nessuno, chi avrebbe pensato che Supercorris poteva andare a Vallelunga, ospite, poteva essere quello che aveva più libertà? Nel paddock, poteva andare nella pit lane, poteva andare ovunque, poteva intervistare personaggi mitologici che avevo visto solo in TV. Ragazzi, non ero mai stato a una gara, mai. E il fatto di esserci, ma esserci da invitato, ospite, VIP, protagonista, è stato qualcosa di eccezionale, ragazzi, è stato qualcosa di eccezionale. Do ragione a chi mi dice, guarda, la gara vista dal vivo è diversa dalla televisione, ma dico anche che vedere la gara sugli spalti può essere bello, vederla da dentro il box, da dentro l'azione, da dove tutto si svolge, è completamente diverso. Permettetemi di ringraziare tutti, innanzitutto la nostra community. Se siamo andati là e siamo stati chiamati è perché la community mi ha permesso di arrivare qua, perché voi siete stati 18.000 che mi avete permesso di andare là. Siete stati voi che mi avete permesso di fare questo salto di qualità. Io, nel mio piccolo, ci ho messo 3 anni e mezzo di lavoro ininterrotto, ragazzi. 3 anni e mezzo dove manco quando stavo male, ci ho avuto il Covid, ci ho avuto lutti a casa, ci ho avuto problemi, mi sono fermato. 3 anni e mezzo di lavoro furente e non a caso la cosa assurda che ho rimarcato sui social. Ieri è stato l'unico giorno dopo 3 anni e mezzo di lavoro continuativo dove non è uscito un video su questo canale. L'unico giorno, ragazzi. E questo è emblematico perché, vi avevo detto, andare in giro porta tempo e non è facile. Prima non sono riuscito a organizzarmi e quindi non è uscito neanche un video. Però vi ho anche detto che adesso tutti i video che faremo, dalle interviste e cose varie, ci faranno recuperare. Ragazzi, è stato un modo per conoscere tantissima gente. Sono stati ragazzi che mi hanno fermato nel paddock, che si sono voluti fare video, foto. Ci siamo divertiti perché siamo stati ospiti di tutti, cioè quando voi mi dicevate perché Corrado non fa le interviste, Vanzini non chiedi, perché ragazzi il discorso è, io vi ho sempre detto, io su questo canale voglio portare il meglio della Formula 1, io non ho scherito il lavoro di Vanzini, di Matteo Bobbi, di Roberto King, sono professionisti, gestiscono il loro lavoro come gli pare, cioè per me possono dire pure che la AS è la squadra più forte del mondo. Io vi ho detto, se devo intervistare, le interviste verranno fatte a piloti e team principal che hanno fatto la storia, non a commentatori ed esterni alla Formula 1. Io volevo portare sul canale personaggi iconici. Vi avevo detto che mi sarebbe piaciuto intervistare Trulli e lo faremo in un futuro. Quello che ho voluto fare io è portarvi il meglio. Io sono stato contattato dall'agenzia, dai ragazzi che collaborano con Minardi e in qualsiasi momento ve lo farò dire da Daniele, che è stato lui a chiamarmi a dirmi Corrà, vuoi collaborare con noi? Io sono stato ben contento, quindi non sono stati a cercare nessuno, mi hanno cercato a me. E lui mi ha detto, guarda, c'è Giancarlo Minardi, se vuoi a disposizione. Cioè quando mi hanno detto così, ragazzi, io mi sono reso conto che potevo intervistare Giancarlo Minardi, un personaggio mitologico che ha fatto tanto per l'automobilismo. Non a caso, in settimana sto preparando 2 speciali, uno sulla storia della Minardi in Formula 1, uno sulla storia di Fisichella. Così tutti potete capire quello che hanno fatto questi personaggi in Formula 1, non le chiacchiere, i fatti. Quando ho visto Minardi là nel Motorhome ACI ufficiale, cioè dove potevano accedere solo le persone con il pass VIP by ACI, ragazzi, io sono rimasto scioccato. Un personaggio mitologico visto in TV che era lì, di fronte a me. Gentile, premuroso, mi ha chiesto che c'è intenzione di fare. Guardi, vuole dire eccellenza, eminenza, non so come lo devo chiamare, guardi. Quello che vuole lei, vorrei fare qualche domanda, se ci sta la possibilità. Certo che ci sta la possibilità. Cioè mi sono sentito come parlare con un amico, perché lui mi ha messo le condizioni di parlare tranquillamente. Siamo seduti davanti là. L'intervista che vedrete è stupenda, parliamo pure di Senna, grande amico di Minardi. Avrà un po' di problemini di audio perché ragazzi era un putiferio, le macchine che ti giravano attorno, perché noi stavamo al centro della pista,
festeggiamenti e premiazioni, perché là sono varie categorie che corrono, è tutta una premiazione. Però se affinate l'orecchio sentite tutto. Ecco perché vi dico io, per le prossime trasferte, non è l'unica, ragazzi, probabilmente noi avremo accesso al paddock anche in Formula 1 in futuro, vi dico solo questo. Ma non... cioè, noi potremmo stare nei box delle scuderie e andare in giro e fare quello che abbiamo fatto a Vallelunga in Formula 1. Quindi vi dico io, aiutate il canale, perché se il canale viene aiutato, si può comprare la telecamera, si può comprare il microfono potente, e sti problemi, non ce l'abbiamo più. Io mi sono un po' vergognato, perché purtroppo con i mezzi che sono andato a Vallelunga, ragazzi, mi sono vergognato. Perché, voi direte? Perché sostanzialmente sono andato là con un telefono di 3 anni e mezzo, senza un microfono, non è stato bello. L'avevo detto, tutti mi hanno detto non ti fare sti problemi, però io che sono una persona molto pignola sul mio lavoro, mi ha fatto girare un po' le scatole. Ecco perché se ci impegniamo tutti e fate, sostenete il canale, sia questo che il secondo, raga, queste cose cambieranno. La prossima intervista magari facciamo a, che ti posso dire? Facciamo a Basser in futuro, sarà un'intervista fatta bene, con microfoni e cazzi vari. Ecco perché vi dico, avete fatto tanto, possiamo fare ancora di più per portare il canale a essere il canale che parla di Formula 1, migliore in Italia, ragazzi, migliore in Italia. Perché siamo indipendenti, perché nonostante la nostra indipendenza e le nostre posizioni che spesso sono state criticate, la gente ci stima. La verità è che la gente ci stima, perché intanto abbiamo dimostrato cultura di Formula 1. Io parlavo con Minardi, lui mi diceva cose che già sapevo che aveva fatto Minardi. Perché sono informato? Perché ho sempre seguito la Minardi. È stata un'emozione. Fisichella, ragazzi, ho visto Fisichella, ve lo giuro. Camminavamo tra i camion parcheggiati dei team, mi è uscito Fisichella davanti. Cioè, io ho fatto una faccia talmente deficiente che c'era Fabio, l'amico di Roma, che ringrazio perché poi lui ci ha aiutato a essere ospiti nel team Lamborghini, di cui parliamo fra poco. Io così stavo. Cioè, ragazzi, vedere Fisichella da vicino per me è stato un... non lo so, non riuscivo più a... in un certo momento ero fuori di me. Infatti camminavamo, vagavamo, cioè io vagavo per il paddock, loro mi dicevano, stava Alessio, quest'altro ragazzo di cui parlo. Mi dicevo, corra, Arpita, che cazzo ti è successo? Ti voglio, ma ti rendi conto? Ma Fisichella non è che lo vedi tutti i giorni, ragazzi. Cioè, ma non lo so, ho detto, voi forse non avete seguito la Formula 1 come me. Ma cioè, ma ti rendi conto che è Giancarlo Fisichella? Cotrulli sono stati i due piloti italiani più forti degli ultimi 30-40 anni. Cioè, ma ci rendiamo conto di cosa ho visto a un metro da me? Quando mi hanno detto, corra, Fisichella è pronto per l'intervista, io mi stavo a sentire male. Cioè, io vagavo per il paddock, ero diventato bianco. Mi stavo a sentire male. Oddio, che gli chiedo? E se sbaglio? Io sono un attore, cioè io posso andare a Hollywood. L'intervista che vedete di Fisichella, mi vedrete calmo, tranquillo, rilassato, sorridere. Ma io in realtà dentro stavo morendo. E la paura era fare qualche strafalcione. Tra cui, Minardi ci ha concesso l'intervista e lui aveva Kimi Antonelli e i piloti che correvano, il figlio di Luca Badoer che abbiamo incontrato. Badoer, per chi non lo conoscesse, grande collaudatore dei trionfi di Schumacher in Formula 1. Non l'ho potuto intervistare perché c'è il figlio là e non si è fermato, ma in futuro possiamo sempre recuperare, perché Bado era un altro di quelli che ti può raccontare aneddoti pazzeschi su Schumacher. Minardi aveva i piloti a correre, doveva fare le premiazioni perché lui premiava, quindi ragazzi, questa è gente che nel loro lavoro hanno cercato un minuto per farci parlare. Fisichella, dopo l'intervista nostra, è salito in macchina, ha fatto la pole position a Vallelunga. Cioè, capito? E nonostante tutto, quando siamo entrati nel box Ferrari, non entrava nessuno nel box Ferrari, siamo entrati noi. E ho visto Fisichella, c'era Fabio, c'era Alessio, sto ragazzo di cui parlo adesso. E gli hanno detto, guarda, Gianca, possiamo fare due domande? Io ho visto Fisichella. Perché? Sediamoci. C'è un amico, io quando ho visto Giancarlo Fisichella là, un amico. Il sorrisetto, mi guardava, mi sorrideva come di... stai tranquillo, amico mio, non succede niente. 4 minuti di intervista, perché alla fine purtroppo è durata poco poi. Ragazzi, 4 minuti, vedete, ma 4 minuti è quasi 5, diciamo, dove sono state dette cose fondamentali anche per la Formula 1 di oggi, perché poi Fisichella, ve lo dirò, mi ha detto, corrai, non posso parlare della Formula 1 attuale. Lui chiaramente collabora con Ferrari, non ne può parlare. Ma io gli ho detto, non ti preoccupare, io ti voglio chiedere della tua carriera. Al peggio ti avrei chiesto com'è la Formula, come vedi la Formula 1 di oggi, ma non te lo chiedo, non è un problema. Cioè, ragazzi, io stavo là, vedevo questo che era un mio mito,
è un mio mito, perché Fisichella è ancora un fenomeno oggi. E dicevo, ma ti rendi conto, Corrà, cosa sei riuscito a fare da solo? Sei riuscito da solo, con l'aiuto di persone che poi adesso mi hanno chiamato e collaboreremo e tutto. Però intanto, da solo sei riuscito ad arrivare qua. Perché Fisichella, Alessio e Fabio, gli amici che stanno a Roma, sono amici del team Baldini e mi hanno dato l'accesso. Quando tutti stavano là, transennato l'ingresso del team, siamo arrivati noi così. Entra. Quando è arrivato Fisichella, girava attorno alla Ferrari 488 GT3 di Fisichella. Così, scioccato. Cioè, se potevo leccarla quella macchina e baciarla, la leccavo e la baciavo, dicevo, fammi pomeciare questa macchina. Siamo stati gli unici ad avere l'accesso, grazie ad Alfonso, che c'ha il team delle Lamborghini Super Trofeo Huracan, bestiali. Abbiamo avuto l'accesso al box Lamborghini, siamo stati là durante le operazioni, durante le qualifiche. Siamo stati là con i meccanici che smontavano la macchina e ripartivano. Con il team che ha festeggiato poi la pole position, i festeggiamenti e tutto. Siamo stati là, ragazzi, in pit lane. Io ero l'unico che stavo in pit lane quando le macchine partivano e ripartivano, lo vedete nel video. L'unico, c'erano i meccanici con i caschetti, io stavo là, mi è passata un Audi R8, praticamente è rientrata al box a fianco, mi è passata a 30 cm dai piedi, non l'ho manco visto. Cioè praticamente noi eravamo dentro l'azione, ho visto il pit stop di Fisichella che vedrete, ho visto tutto, stavo là, mi passavano le macchine davanti, un sound inebriante. E non c'era nessuno nella pit lane, c'erano due fotografi e i commissari che dovevano recuperare qualche macchina se c'era un problema, e le macchine. Cioè ragazzi, ma dal andare su uno spalto a vedere tutto ciò e stare dentro, quanto cambia? Abbiamo fatto un'intervista con Alfonso, responsabile relazioni del team Lamborghini, che ci spiega come funziona questo sport, perché neanche io sapevo tutti i dettagli. Ho visto ragazzi che questo, anche le GT3, le Super Trofeo, sono macchine talmente complicate e elaborate che ogni team, come ci spiega Alfonso, è composto da tanti elementi. Noi eravamo nel team telemetrist, ingegneri di pista, i meccanici. C'è una cosa assurda. 20 monitor di telemetria, ci ha spiegato tutti i monitor, perché cosa si vede nella telemetria. Cioè ragazzi, è una cosa culturale, quell'intervista a Alfonso che vi farò vedere nei prossimi giorni, una cosa culturale che ci spiega però quanto è elaborato anche il mondo delle GT3. Molti pensano che non sia elaborato, lo è. È elaborato, è incredibile il mondo delle GT3, è straordinario. È un mondo come la Formula 1, un po' più ridotto chiaramente, perché i costi sono ridotti, c'è meno personale. Ma voi non vi rendete conto, ha fatto il compleanno il pilota d'Alfonso, siamo stati là a mangiare, a bere, a festeggiare. Cioè ragazzi, da perfetti sconosciuti, eppure tutti ci hanno accorto a braccia aperte, poi tutti sapevano chi eravamo alla fin fine, tutti. E quindi un'esperienza mitologica. Cioè, vedete, è valsa la pena lavorare 3 anni e mezzo per poi regalarsi questo evento? Sì, valsa la pena e sono orgoglioso di essermelo regalato e regalarlo a voi, perché poi esce il video e c'è tutto, ci ho messo tutto. Chiaramente, intervista a Fisichella, intervista a Minardi, intervista ad Alfonso, diciamo, responsabile, team principal del team Lamborghini, arriveranno frazionate. E in più, raga... il video che uscirà dopo, ci sarà tutto. La mia Vallelunga, una giornata incredibile. Ci sarà tutto. Voi vedete tutto quello che ho potuto vedere io in maniera assurda. E raga, permettetemi di ringraziare appunto Fabio, il nostro amico di Roma, che già se non avessimo avuto l'invito VIP da Minardi, che ci permetteva comunque di andare in giro e fare il nostro... Noi siamo saliti sul podio. Ci stavano a correre, noi stavamo sul podio con le ragazze. Cioè non ci si poteva salire sul podio. Noi siamo saliti sul podio. Non stavamo a tutte le parti, l'unico purtroppo rimpianto è non aver preso Robert Kubica, che c'era ma non sono riuscito a trovarlo, vi dico la verità, ma in futuro lo troveremo. Ragazzi, gente che mi ha preteso, mi ha detto, Corrà, rimani pure domani, tutti volevano che rimanevamo, ma io ero troppo stanco, purtroppo la nota dolente, l'autobus. 2 ore e mezza andare, 2 ore e mezza a tornare, autobus minuscolo, cioè io che sono grosso, sono sceso con le ginocchia distrutte, la schiena di ginocchio mi fa male tutto. La prossima volta magari mi occupo 2 posti, quindi, perché occupi un posto solo, eravamo sempre tutti vicini, autobus pieno. La situazione è, ringrazio Fabio, l'amico di Roma che abbiamo scoperto, ragazzo che è venuto a trovarmi a Civitaguana, che è stato di parola su tutto, ha portato pure a casa sua, mi ha fatto provare il Fanatec, parliamo pure di quello sul canale videogiochi. Grandissimo, mi ha aiutato. Ringrazio Alessio. Alessio chi è? Questo ragazzo che ci ha parlato pure da mangiare, poi...
che sostanzialmente lavora col wrapping delle carrozzerie e quindi lui lavora su macchine di livello mondiale, sulle Ferrari, sulle Bugatti, fa il wrapping a macchine eccezionali, ricondiziona gli interni, lui prende un interno di una macchina, cioè avete un problema, un cruscotto rotto, un airbag scoppiato, lui te lo rifà, perfetto. Infatti in descrizione vi metto tutti i link su cui potete contattare Alessio, ci sta Instagram, TikTok, lui è seguito comunque. Perché se volete fare qualcosa sulle vostre vetture, adesso ci sta, lui lavora con marchi di grandissimo livello, per quanto è un professionista di grande livello. Sto ragazzo, sto Alessio. Quindi voglio ringraziare, ringrazio Daniele, collaboratore di Giancarlo Minardi, che ci ha preteso, ci ha voluto, mi ha chiamato 50 volte, dove stai, che sta a fa? Vieni qua, vieni sopra. Ringraziamo Daniele. Ringraziamo le ragazze, raga, per ridere, cosa è nata cosa, abbiamo conosciuto tre ragazze, ci siamo divertiti. Nella fase finale della giornata siamo stati solo con le ragazze a dire e fare cavolate e divertirci come matti. Ringrazio Valeria, ragazza di Roma, con cui abbiamo instaurato una bella amicizia, che mi ha promesso, appena voglio tornare a Roma, mi farà fare un giro culturale per la città e mi parlerà di tutte le... i monumenti di Roma e me li spiegherà, perché lei è una grande appassionata di storia, sia dell'arte, storia dell'umanità, storia di Roma. Quindi c'è l'ombrellino, sta là, la ragazza immagine, capisci? No, non è vero, ringrazio Chiara, ragazza pescarese, che abbiamo conosciuto, siamo fatti due risate. Ross, altra ragazza pugliese, siamo fatti tante risate, abbiamo fatto dei video bellissimi, adesso monterò e rimetterò pure quel video là, lo farò proprio in maniera pazzesca. Cioè ragazzi, vedete, abbiamo intrecciato anche amicizia al di fuori, in un evento solo. Siamo riusciti a realizzare il sogno della mia vita, parlare con personaggi mitologici che hanno inciso nella storia della Formula 1, non persone esterne che stanno là, parlano, fa chiacchiere, no, gente che state dentro, gente che ha vissuto Senna, gente che ha vissuto Prost, gente che ha vissuto Mansell, e in futuro, se ci sarà possibilità di rifare interviste, sicuramente parleremo meglio, faremo meglio. Intanto oggi permettetemi di dire, la nostra community, chi è stato vicino a Supercoris nei momenti di merda, nei momenti in cui il canale non andava, nei momenti in cui nessuno ci dava valore, oggi questa è la prova che questo lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato apprezzato da tanti e vi dico la verità, questo è solo l'inizio di un percorso ancora più entusiasmante. Perciò, mi raccomando, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Non è sbagliato chiedere un aiuto alla propria community, perché vi ripeto, ragazzi, viaggiare costa. Non è che ti pagano, io potevo andare, avevo alberghi pagati e tutto. Viaggiare però costa, i viaggi te li devi pagare, mangiare in certi punti li devi pagare, quindi non è una cosa non economica. Comunque costa. Se ci sarà l'aiuto di tutti, raga, questo canale in pochi anni potrà diventare la realtà migliore di Formula 1 in Italia. Anche perché, come vi ripeto, l'acquisto di un PC per questo canale potrebbe aiutare tantissimo a fare live, video, eventi migliori. L'acquisto di microfoni, telefoni potenti ci potrà permettere di fare questo lavoro molto meglio di quello che stiamo facendo. E niente, ho voluto parlare di questa esperienza straordinaria, stratosferica. Pomeriggio esce il video di tutto il recappone di quello che abbiamo fatto a Vallelunga. Domani inizieranno a uscire le interviste, uscirà chiaramente quella di Minardi, la prima che abbiamo realizzato, lo ringrazio ancora. Uscirà quella di Giancarlo Fisichella e poi uscirà quella di Alfonso, il team principal, diciamo, responsabile anche di comunicazione del team Lamborghini. Team principal non è il team principal, ma ancora io non sono il team principal, però ho visto che là dentro è come se lo fosse, quindi... Io la definisco il team principal. Se s'offende, non penso che Alfonso è una persona bravissima, s'offende per quello che dico. Ci vediamo dopo e vi farò veramente divertire, raga, tra emozioni, divertimento, cose assurde, veramente ce n'è per tutti i gusti. Ci vediamo dopo.